L'inaugurazione della mostra di Paola Giordano è stata l'occasione anche per la presentazione di un libro dedicato all'artista, scritto, curato dal collega professor Marco Eugenio Di Giandomenico, un'opera, un libro che appunto oltre ad essere un catalogo è anche un'introduzione molto attenta e anche al tempo stesso molto dialogante, molto divulgativa di quest'artista molto interessante. Sono l'artista Paola Giordano e sono stata selezionata dall'Ardent Institute per questa operazione culturale molto interessante, molto nuova per me almeno, in cui vediamo abbinata la pittura al suono, alla musica. Ed è stato molto interessante perché i ragazzi dell'Accademia, del Master Sound Institute, hanno collaborato con me per creare questa atmosfera musicale che accompagna la mostra che ho in San Carpoforo. E poi devo ringraziare il professor Favaro, che è il vice direttore dell'Accademia di Brera, e il giornalista critico d'arte Marco Eugenio Di Giandomenico, che mi hanno coinvolto in questa avventura. La mostra è stata sviluppata con quattro temi che sono temi di attualità, per cui abbiamo il tema dell'immigrazione, il tema della violenza sulle donne, il tema dello spazio e poi abbiamo il tema della natura, questa mia natura metropolitana, per cui la sofferenza anche proprio fisica di questo mondo che si sta evolvendo con la plastica che distrugge tutto, quindi questa lotta alla vita della natura. Ho dedicato questa opera all'artista Paola Giordano. Ed è un'opera che in sé ha anche un esperimento. E qual è l'esperimento? Il procedimento narrativo è quello un po' dei dialoghi platonici. C'è una situazione un po' immaginaria dove io e l'artista rimaniamo chiusi in un ascensore, ambedue invitati ad una cena di gala a Milano, e in questo ascensore al buio, a causa di un blackout del quartiere, la City Life, cominciamo a chiacchierare, cominciamo a parlare, cominciamo a confrontarci, c'è un momento di suspense e l'artista si rivela, parla della sua vita, parla della sua arte, ci confrontiamo sui grandi temi dell'arte. Diciamo che il libro, a parte che ha per oggetto Paola Giordano, su cui spendo una parola in più dicendo che interpreta notevolmente, è uno dei migliori esempi attuali dell'arte contemporanea, però voglio dire è interessante il procedimento normativo perché coinvolge il lettore in una sorta di sceneggiatura quasi di fiction, per cui le stesse tematiche, gli stessi concetti che si vogliono poi in qualche modo trasferire stanno all'interno di una trama molto accattivante e, ripeto, cinematografica. Ecco, qui siamo davanti al quadro Bunch of Flowers, che significa mazzo di fiori, un esempio dei miei fiori metropolitani, di questa natura contorta, un po' bizzarra, che cerca di sopravvivere in questo mondo molto inquinato, molto difficile e problematico per la natura, soprattutto per tutti questi problemi di plastica, inquinamento. E quindi questo è uno dei temi che ho sviluppato in questa mostra. Un altro tema è lo spazio, e in questo caso abbiamo il mio quadro Quo Vadis, che è stato esposto con la NASA, per la mostra della NASA, appunto, L'uomo e lo spazio, a Venezia, Monaco di Baviera, Chiavenna. Ed è una composizione in cui vediamo questo universo, e sono toccati un po' tutti i temi dell'universo, dall'energia al Big Bang all'uomo, il buco nero, il tutto agglomerato come se fosse un meccanismo nel meccanismo, il nostro universo che diventa meccanismo di un meccanismo più grande di noi. E quindi quest'uomo appena accennato, appena stilizzato, che vaga e domandandosi dove andiamo, chi siamo e
che cosa siamo, ecco, l'incognita un po' della nostra vita, estremamente attuale, soprattutto con tutte queste nuove scoperte e tecnologie che ci portano sempre di più ad avere questo mistero della nostra vita e dell'universo che ci circonda. Poi, andando più avanti, abbiamo il quadro Goal, la meta, e questo qui è un quadro, altra tematica molto attuale, sull'immigrazione, per cui questa barca, questa mano protesa verso un obiettivo che non sappiamo quale sia, che cosa sarà, felicità, gioia, dolore, questa ricerca dell'impossibile, del mito americano che poi è il mito europeo oramai è diventato, di queste popolazioni che sperano di questa umanità, ecco tutti i puntini, tutta un'umanità che si rivolge a questa incognita della vita e questo obiettivo molto, molto difficile da raggiungere. Ecco, questi sono un po' i temi che vediamo in questa mia esposizione.